Finalmente si intravede uno spiraglio di luce per il settore dello sport anche in Abruzzo. Probabilmente il compartimento più penalizzato dalle norme anti-Covid. E infatti, dopo lunghi mesi di interruzione delle attività amatoriali ed agonistiche, il governo autorizza la riapertura delle palestre con le opportune prescrizioni. In Alto Sangro torna in scena, con entusiasmo immutato, il Taekwondo, disciplina sportiva molto praticata nel territorio che ha portato sui podi internazionali atleti nostrani grazie all'associazione sportiva olimpica Kungang. Sono stati 15 mesi di stop, anche se a ottobre abbiamo ripreso, ma un mese non garantisce, diciamo, una continuità all'associazione. Nella fattispecie il Taekwondo, che si basa anche su eventi sportivi, su gare, forse sono state le categorie un po' più penalizzate, però ci ribocchiamo le maniche e ripartiamo, insomma. C'è anche chi ha perso di più e noi riprenderemo anche dal fatto che siamo ancora in piedi. Gli allenamenti dunque riprenderanno a breve nelle strutture di Villetta Barrea e Castel di Sangro e interesseranno gli agonisti e non. In ogni sport viene distinto queste due fasce. Nel Taekwondo gli agonisti partono da 10 anni in poi, al di sotto sono fasce amatoriali, e quindi riprenderemo nella pista di pattinaggio a Villetta Barrea, quindi all'aperto, dove possono starci anche una quindicina di persone, così staremo anche più attenti visto l'attuale pandemia. Una situazione analoga la troveremo al campetto esterno dell'Istituto Superiore Liberatore Patini a Castel di Sangro, dove riprenderemo con 10-15 praticanti di Taekwondo queste nostre attività. In attesa di tempi migliori, le attività si svolgeranno nel più scrupoloso rispetto delle norme anti-Covid. Gli allenamenti sono limitati. Consideriamo sempre il fatto che pratichiamo un'arte marziale, quindi tutte le tecniche fuori non si possono fare per garantire una maggior sicurezza, soprattutto per le fasce di età minori, i super giovanissimi li chiamo io, e anche per via delle restrizioni Covid. Però c'è anche molto entusiasmo nel ripartire, e quindi bisogna cavalcare l'onda dell'entusiasmo e non fermarci ai limiti, quindi superare i limiti è anche lo scopo di chi pratica arti marziali. La diffusione della cultura sportiva del Taekwondo sul territorio sangrino la si deve al maestro Emanuele Carafa, che da diversi anni ha fondato l'associazione ispirandosi ad una terminologia coreana. Da lì deriva il nostro sport, che simboleggia una montagna sacra coreani, e vivendo appunto in questi luoghi, quale nome più azzeccato? Quindi la montagna olimpica, che raggruppa tutti i praticanti del circondariato, Villetta Barrea, Pescasseroli, Cividello Alfedena, Castel di Sangro. Olimpica perché la nostra disciplina dal 2000 partecipa ai giochi olimpici, quindi la vedremo anche presto alle Olimpiadi di Tokyo. Per contattare l'associazione olimpica Kungang è 339 47 75 120. Chi invece desidera conoscere qual è la palestra più vicina dove praticare il Taekwondo può visitare il sito internet della federazione.